succede se un criceto partecipa agli Squid Game? Ragazzi, un criceto che gioca a Squid Game! Chi è la mente che ha fatto uscire questa cosa dal suo cervello? Non lo so. Oggi andremo a vedere Squid Game contro criceto. Secondo voi il criceto vincerà? Scrivetelo sotto nei commenti. E se non volete che il criceto faccia una brutta fine, lasciate un sacco di pollici in su ed iscrivetevi al canale. Che gli squid di criceto abbiano inizio. Comunque la mia home oggi mi rispecchia parecchio. Delle crepe con solo la Nutella. Ma perché praticamente la mia home di YouTube è solo cibo? Ma noi siamo qui per cercare Squid Game versus Hamster, ovvero criceto. No, God, please, no, no, no! Diamo supporto a questo criceto. Il panettone qua. Mettiamoci comodi ed iniziamo a visionare questi Squid Game come dei veri VIP. Vai! Ok, c'è un criceto che annusa un camion. Quindi di sua spontanea volontà c'è entrato. Forse non ti conveniva. Ragazzi, questo non dovrebbe essere il segno di Squid Game, dovrebbe essere il segno del criceto. Esatto. 2 minuti di applausi. Ed eccolo qua. La prima sfida contro la bambina. Questo è il primo gioco. Tu devi superare gli ostacoli. Ok, effettivamente non era questo il primo gioco. Ma quelli sono degli spiedini. Devo irrostire il criceto. Ma dai, ma come, cioè, metti un criceto all'interno degli squid che è veramente per farli. Guardate, sono veri spuntoni di spiedini. Eccoli. Ok, primo percorso d'ostacoli. Vedo con molta attenzione con questo qua. Si è mangiato 30.000 panini da McDonald's. Tu fai bene a... Ma... Beh, effettivamente, visto che ha mangiato così tanti panini del McDonald's, non riesce a passarci in mezzo. No, poverino! Criceto ha un quoziente intellettivo altissimo. Ma dico, ma ragazzi, sono appuntiti. Ma sono appuntiti, perché mai? Oh, ce l'ha fatto quello là. Vabbè, quello può passare tranquillamente. Io teoricamente non dovrei ridere a queste oscenità. Però non ci posso fare niente. Vai, sali, corri. Corri, usa cheat! Usa cheat, bravo! Player 218, pass. Mi è da pensare che così. A fare così. Player 01. Sono passati tutti! Bravi! Ah, non ne manca uno. Poverino, dai, ancora vivo, eh. Prima sfida completata, andiamo alla seconda. I soldi del Monopoli, vabbè. Cioè, ma quanto è fatto bene. Quanto è fatto bene. È fatto benissimo. Cioè, spiegami un attimo. Praticamente qua devono rosicchiare il biscotto. Come fanno a capire che quella è la forma? Scusami. Ah no, c'è un coso sotto che è attaccato. Quindi è fatto in modo che non si tolga mai quello al centro. Ok, scusa, ma se non hanno fame, cosa fanno? Ma se non hanno fame, non fanno il gioco? Oh no. Esattamente, come si fa a trovare quello là sopra? Che qualcuno mi aiuti. Poverino, povero criceto. Player 001, pass. Player 456. Io credo che il signore gliel'abbia spezzati.
Player 212, pass. Player 067, pass. No, la mongazzo di Squid Game! Non voglio vedere! Non voglio vedere! No! E hanno tirato una micetta. Terzo gioco! Le biglie! Beh, cosa potrebbero mai fare con le biglie dei criceti? O non le toccano, oppure si giocano a palla. Ah, devono solo trovarle. Ok. Non era così che funziona, però... Guardate, ragazzi, la cura nei dettagli di ogni singola ambientazione è fatto benissimo e a me questa cosa piace. Mancano 10 secondi e devono trovare ancora tutte le biglie. Però vedo che stanno trovando tutte le biglie, non ci vuole niente. 3, 2, 1. Finito. Quarto gioco, tiro alla fune. Scusa, come dovrebbe funzionare il tiro alla fune con dei criceti? No, non ti buttare già da adesso, Poi se ne parla. Ma dove mi trovo? Sto dicendo, dove mi trovo io? Perché sono qua sopra? Ah, mi sa che deve non fare tiro alla fune, deve spezzare la corda, ok. No, aspetta, non ho capito. Prossimo partecipante! Questo pure non ci cade, impossibile che ci cadano, ragazzi. Questo lo vedo un po' perplesso. No, ragazzi, questo cade, questo cade, questo cade, questo cade. No! Avevo scommesso tutto che cadeva. che grosso questo! Ma che ha mangiato! Questa è una grande sfida, Come faccio io, criceto, così ad passare quelle misere cordicine? Guardate, è pesante, è stato fatto apposta per lui. È stata fatta apposta per lui. Forza, no, no. Rimani così, rimani impigliato, rimani impigliato. Player 101 eliminated. Era il mio preferito. Doveva vivere. Invece è caduto. Sì, però dai, è stato tagliato. Guardate. Attenzione, questo è il più bello. Questo è il più bello. Prepariamoci perché sarà la cosa più epica di sempre. Ci sono due tipi di vetro. Uno in cui ci può camminare e l'altro che invece cade. Questo cade. Quello no. Ah, quello cade. Bravo. Dai, dai. Fai la genialata. Questo cade, questo cade. Quello cade, lo sapevo io. Wow, geniale. Ecco. Wow. Bravissimo. Cioè, è passato al primo colpo. Come ha fatto? Si vede che i criceti hanno istinto più degli umani. Ah, giustamente tu. Ma vai al 100 tranquillamente. Non passare tra... Ma sto tizio li fa veramente scattare, cioè, i criceti. No, no, staranno bene, staranno. Forza, cricetino. No, dai, non passare di là. Non vedi che non c'è? Cadi. No, ok, è passato. Ma i criceti gli vengono di passare al 100. Bravo. Bravissimo. No! È proprio lui! Non doveva finire così! Dai che ce la fai! Ma ragazzi, che forte sto criceto! No! Ce la stavo facendo! Stavo lottando per la sua vita! Ci mancava poco! Poteva farcela! È arrivato l'ultimo gioco! Lo Squid Game! Il finale, dove un criceto dovrà combattere insieme ad un altro criceto per la sopravvivenza dei criceti massimi. Vabbè, basta. Allora, questo qua
deve arrivare fino alla fine del percorso. Invece l'altro criceto deve bloccarlo. Ah no, uno deve passare e l'altro... Ma si stanno prendendo a pugni, guardate com'è rimasto quello. Dove c'è la bandierina, ragazzi, dovete andare. Dove c'è la bandierina? Vabbè, addirittura. Cioè, praticamente sei uscito dal box. Ma io volevo una lotta all'ultima bandiera, invece no. È tutta tua. Pace della bella bandiera, pace. Ragazzi, troppo troppo forte. Va bene, io direi che questo video su Squid Game contro Criceto lo posso anche concludere qua. Spero tantissimo che vi sia piaciuto e nulla. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. Lasciate un sacco di pollice in su. Qua dal vostro nome esiste tutto. E noi ci vediamo ad un prossimo video. E ciao!